giorno dal touch per la rassegna stampa che apriamo con un'ultima ora. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di una serie di interventi ispettivi operati tra il capoluogo e l'area metropolitana, ha sottoposto a sequestro 1.456.000 prodotti contraffatti o non sicuri, tra cui articoli tipici di Halloween, privi della certificazione minima di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. In particolare, nel quartiere Barra, il gruppo Pronto Impiego ha sequestrato in una libreria 1.000 giocattoli con famosi marchi contraffatti. I Baschi Verdi hanno anche rinvenuto 3.100 articoli non sicuri destinati ai più piccoli, come calendari e album da disegno. La prima del Roma, il racconto della Campania, il Covid che accelera in Campania nell'ultima settimana, più 52% di casi, aumentano i ricoveri al Cotugno, reparti pieni di Novax. Lo sport, l'attesa dell'Europa League ora per il Napoli, Osimhen rischia, può saltare due partite. Benevento beffato ieri pomeriggio dal Brescia nel finale di gara. Il bluff del capoclan, mi pento, la cronaca, Luigi Cimmino pronto a collaborare, voleva evitare la casa lavoro. Le pagine interne, contagio esponenziale, l'accelerazione in Campania, seconda settimana di casi in crescita, più 52%, aumento superiore alla media nazionale. Il governo pensa già a prorogare lo stato d'emergenza, il ministro Speranza conferma tre le ipotesi, il decreto, l'emendamento o il mille proroghe. Peggio della Campania fanno soltanto Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano e Sardegna. Il Green Pass, l'indagine su app pirata di verifica, il garante della privacy, non scaricatele, dal QR code leggono dati personali e li trasferiscono a terzi. La curva si alza ancora, indice di contagio al 4,12%, aumentano i ricoveri in terapia intensiva e degenze. Nei reparti ordinari occupati altri 15 posti letto. In 24 ore 354 casi in Campania, ma con il crollo dei test tornano a salire le rianimazioni, più 4 e nessun morto. L'allarme che arriva dal Cotugno, tutti ricoverati non vaccinati, reparti Covid pieni, il responsabile del pronto soccorso dell'ospedale infettivologico, immunizzatevi, qui accessi sempre alti. La scuola, quarantena limitata, con un solo caso si resta in aula, per chiudere ne serviranno almeno tre. Le nuove regole, con due positivi in classe restano in presenza solo i vaccinati, isolamento per i più piccoli. No pass e contagi, comprimere la libertà di manifestare, si allarga il focolaio dopo i cortei a Trieste, i positivi salgono a 93, in piazza Unità proteste vietate fino alla fine dell'anno. Superati 5 milioni di morti nel mondo, casi in aumento, in Grecia record di contagi da inizio pandemia, il virus dilaga nei paesi dell'est. L'India gela COP26, emissioni zero nel 2070. Johnson, obiettivo complicato, la Cina polemizza con gli Stati Uniti d'America, non prendiamo lezioni da loro, la rabbia degli attivisti. Emergenza clima nel confronto internazionale. Eitan, la cronaca, il nonno presenta ricorso alla Corte distrettuale di Tel Aviv contro il ritorno del bimbo in Italia, la tragedia del Mottarone. Quirinale, Di Maio stoppa Conte, la corsa per il Colle, la base del Movimento 5 Stelle non vuole le elezioni prima della scelta del capo dello Stato. Salvini, Draghi, lo voto subito. Bolsonaro a Padova, tensione e scontri, il presidente del Brasile, gli antagonisti contro la polizia, a Pistoia incontro col leader della Lega. Proseguendo con il Roma, la cronaca da Napoli, divieti e cantieri, sempre più difficile arrivare al cimitero di Poggio Reale, molte persone hanno rinunciato, oggi la visita del sindaco e fiori per gli 11 fiori del Melarancio. E Don Battaglia nomina tre nuovi vescovi ausiliari.
la giunta non si impelaghi in beghe politiche. Menniti, Harmon e Blaine, ottimi profili, ma assessori vanno valutati sul campo. Il commercialista Sica serve programmazione. E subito una consulta per lavorare con le associazioni, terza municipalità, le priorità del neopresidente Fabio Greco, ravvivare Capodimonte e ridare sicurezza ai Colli Aminei. Il Covid fa ancora paura, grave una suora, dettagli dall'Irpinia, contagi in aumento, altri 13 positivi, preoccupano anche le condizioni del parroco di Arcella. Vandali all'attacco all'ex Eliseo, il caso scritte oscene, degrado e danni. Corsa al dopo Biancardi per le provinciali ad Avellino, Santoro, ora si volti pagina. Fallimento Artesanio, chieste 4 condanne, bancarotta fraudolenta, l'accusa per 7 imputati, proposte anche 3 assoluzioni, il 26 novembre è prevista la sentenza. Buoni segnali, dati di Infocamere, voglia di impresa nel Sannio, da record i numeri per le società di capitale, bene anche l'artigianato dopo anni di crisi. Boom di nuove iscrizioni di aziende, la vitalità imprenditoriale torna ai livelli pre-Covid. Nel dettaglio anche la pagina nazionale di Repubblica, i grandi siamo noi. L'India sfida però il mondo, emissioni zero nel 2070, Modi gela il vertice sul clima di Glasgow, Draghi lo scontro non porta a nulla, Biden negli States subito tagli al CO2, Johnson con i fondi privati possiamo farcela. I ragazzi di Glasgow, Greta e gli altri giovani esclusi da COP26, i veri leader non sono dentro, siamo noi. Gasbarro, il tempo è finito, azioni concrete o alzeremo la voce, l'intervista con l'attivista per il clima. Chi spinge e chi resiste, ecco i fronti della battaglia, i paesi sviluppati, Europa e Stati Uniti per la decarbonizzazione entro il 2050, paesi invece emergenti, Cina e India, che rivendicano il diritto a inquinare come l'Occidente. Modi rinvia al 2070 la fine delle emissioni, Draghi no allo scontro. I leader aprono la conferenza di Glasgow, Johnson avverte, manca un minuto a mezzanotte. Il premier italiano denuncia i paesi non coerenti e invita a puntare sulle tecnologie. Biden chiede scusa per Trump, ora rinnovabili e lavori verdi, l'intervento del presidente degli Stati Uniti. Dall'auto elettrica ai cibi green, le azioni per evitare la catastrofe. Si può salvare la terra se tutti fanno la propria parte, i governi devono quadruplicare l'energia prodotta dalle rinnovabili. Alle aziende è chiesto di investire nella rivoluzione industriale verde, alle persone di cambiare lo stile di vita. 1.000 miliardi di alberi, la realpolitik dei leader che annuncia la svolta, G20 e la scelta di piantarli entro il 2030. Dettagli regionali con Repubblica Napoli, movida la rabbia del centro storico, scene da brividi. Minori ubriachi che vomitano e urinano nei vicoli, la denuncia ai residenti e le municipalità che accusano assediati a casa nostra. Per il turismo il ponte dei record, oltre 35.000 nei musei, vincono Man e San Severo. Musei ogni santi da record, 35.000 ingressi nel weekend, San Severo e Man più visitati. Al primo posto la Cappella del Cristo Velato, 6.703 ticket, a seguire l'archeologico e Palazzo Reale, 6.000. Pellegrinaggio all'Altarino e al murale di Diego Armando Maradona e ai quartieri spagnoli, la folla nel centro storico. Il caso concorsone della regione Comune Beffato, mancano 208 assunzioni su 485. Tema movida, la municipalità, scene vergognose nel centro storico. Genitori e residenti, nessuno ci ascolta, a Coroglio chiuse. Due discoteche per assembramenti, clienti e personale di sicurezza senza mascherine. Jill Biden, una first lady, a Gricignano d'Aversa, ecco come si fanno i ravioli.
La moglie del presidente in visita alla Naples Middle High School si improvvisa maestra Pastaia e si commuove ricordando i suoi avi. I due ragazzi uccisi a sangue freddo, il camionista, personalità fuori controllo. Resta in cella il 53enne che a Ercolano ha assassinato due giovani scambiandoli per ladri. Il jeep era carico di rabbia, voleva vendicare un furto subito a settembre. Quell'auto sotto casa ha fatto scattare l'impulso criminale. Una testimone aggiunge aveva minacciato già due ciclisti con un fucile. Dettagli con il servizio. Ha riferito al giudice di aver sparato più volte ma nel buio. Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore di 53 anni che oggi per circa due ore ha risposto alle domande che gli venivano poste nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso davanti al GIP nel carcere napoletano di Poggioreale. Palumbo è accusato di aver ucciso la notte tra giovedì e venerdì scorsi a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, due giovani di 27 e 26 anni che secondo il suo racconto aveva scambiato per ladri. Il GIP di Napoli Carla Sarno ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere. Non vi era nessuna volontà da parte del mio assistito di determinare questa tragedia. Adesso valuteremo il da farsi anche perché dobbiamo acquisire degli atti e poi faremo ricorso al tribunale del riesame, ha detto invece l'avvocato De Rosa che assiste Palumbo. Domani intanto ci sarà la nomina dei periti per l'esame autoptico in programma dalle 16 nell'ospedale secondo policlinico di Napoli. A tutti vorrei ricordare, ha detto ancora l'avvocato De Rosa, che anche Vincenzo Palumbo è un padre di famiglia. Quando si è reso conto che le vittime erano bravi ragazzi è stato colto da una grave crisi interiore e oggi se ne sono resi conto anche il giudice e il PM. I due ragazzi si erano incontrati giovedì sera per vedere la partita del Napoli nel bar di un parente. Dopo il match avevano preso appuntamento con degli amici che abitano nella zona periferica di Ercolano e proprio cercando la casa dei conoscenti che Giuseppe e Tullio si sarebbero persi finendo per errore davanti la villetta di Palumbo. Secondo quanto ricostruito, avevano impostato il navigatore che a un certo punto ha smesso di funzionare per mancanza di linea. I due si sono quindi persi per le strade sterrate senza rendersene conto, si sono quindi ritrovati davanti alla villetta dove sono stati uccisi. Il calcio, il nuovo Zielinski che si riprende, il Napoli, il polacco, finalmente mi sono sbloccato giovedì a Varsavia, ore 18:45, il match contro il Legia in Europa League spartiacque negli equilibri del girone C. Andiamo anche con la prima nazionale del mattino, l'Italia dei Seahawks che alza la voce, cresce la mobilitazione contro i negazionisti. Da Milano a Trieste raccolte di firme e appelli, basta cortei verso la proroga dell'emergenza fino al 31 marzo, il consulente di Figliuolo terza dose a tutti da gennaio. Il rilancio sul clima, i soldi ci sono, spendiamoli subito. E la lezione del Gambia, il piccolo paese africano ha azzerato l'inquinamento, ridotte le emissioni di diossido di carbonio modificando le tecniche di coltivazione del riso e di allevamento. Il 2060 sarà troppo tardi, l'Italia rischia più di altri. Riccardo Valentini, lo scienziato premio Nobel con Al Gore, un disastro se rinviamo le emissioni zero. Tra siccità e trombe d'aria nel nostro Mediterraneo vedremo prima gli effetti. In 15 giorni più 74% di casi, la proroga dell'emergenza, l'ipotesi fino al 31 marzo. La lotta alla pandemia, il prolungamento delle misure anti-Covid in Parlamento forse con il mille proroghe, l'obiettivo superare in sicurezza l'inverno ma c'è il nodo della posizione della Lega. Il Sivax, i Sivax che si ribellano, parte la mobilitazione contro i negazionisti. Trieste si difende, non siamo la capitale dell'antiscienza, piazze vietate dal prefetto. Fedriga furioso, basta idiozie, a Milano i commercianti chiedono lo stop ai cortei. Questa gente non ha argomenti e se li vedo in TV cambio canale. L'intervista a Diego Abbatantuono, schierarsi contro il vaccino è incomprensibile, a casa mia non entra chi non è immunizzato. Terza dose a tutti da gennaio e obbligo di vaccino per i prof, Guido Rasi, l'intervista al consulente del commissario Figliuolo, ma si deciderà sulla base dei dati.
Ai cinquantenni l'iniezione per rinforzare la protezione anche prima di fine anno. Da Napoli, alcol e movida, c'è la stretta, telecamere fisse sui tavolini, basta sciottini a notte fonda, spazi e orari vanno blindati. Alcol senza regole, interviene il sindaco, si va verso la stretta. Allo studio orari e spazi a disposizione, vertice di Manfredi con Armato e De Jesu, previsto un incontro con i commercianti, tutelare l'economia, rispettare le norme. Da Bagnoli controlli nei locali, chiusi due disco bar, telecamere fisse sui banconi e tavolini per verificare la correttezza dello smercio. A 12 anni beve vodka e gira ubriaca, la madre denuncia il barista. La ragazzina era insieme a due amiche, avevano ordinato gli sciottini al bancone, il titolare non ha chiesto i documenti, ora rischia anche la chiusura del locale. Basta auto e degrado tra i viali del cimitero, la città che riparte, Vincenzo Sant'Agata all'intervista, la festa dei defunti e le mosse dell'assessore, meno smog e più elasticità negli orari, al via una ricognizione delle condizioni di crisi in cui versano gli arredi funerari. Stadio, il vertice segreto, subito museo e garage, summit tra Manfredi e De Laurentiis per migliorare l'agibilità del Maradona, focus anche sul rientro degli ultra, strada in salita, la parola alla questura. Le torri dell'orrore dove i topi strappano il cibo ai disperati, mezzogiorno apre la mensa dei poveri e migliaia di roditori partono a caccia. Inoltre, Posillipo, la beffa funicolare funziona ma resta ferma. Viaggio del mattino al di là del cancello, vagoni e bucei nuovi da tempo inutilizzati, manca personale, impianto off limits, l'ira dei residenti, quando l'apertura? Nelle varie province da Avellino si scalda Giaquinto, il sindaco di Montoro possibile candidato presidente in caso di intesa. Nel centro-sinistra, dalla Casina all'Eliseo, il patrimonio svuotato, il comune lascia senza gestione impianti e luoghi della cultura. Provincia, i partiti cercano l'intesa sulla presidenza, Giaquinto in preallarme, il PD può giocare la carta Buonopane, per Italia Viva il nome di bandiera è Picone. La fascia tricolore di Montoro è il nome che potrebbe scaturire da una mediazione. D'Amelio, il congresso del PD non è una conta, convergenza su pizza, insieme al commissario Bordo dobbiamo elaborare una proposta per Palazzo Caracciolo. Dai campi sportivi agli edifici storici, quante scatole vuote. La Casina del Principe è solo l'ultimo esempio di bene comunale rimasto senza un gestore. Ex GIL vandalizzato, Victor Hugo al palo e non c'è svolta per flipper e impianto CONI. Dettagli dall'ex Eliseo nel servizio. Non c'è pace per l'ex Eliseo di Avellino, finito ancora una volta nel mirino dei vandali. Una drammatica escalation di degrado e violenza, quella che si consuma ormai da anni, in danno del monumento simbolo del capoluogo. Vetri rotti, porte divelte, degrado in quello che è oggi un monumento abbandonato al suo destino. Ancora una volta ignoti si sono divertiti a sporcare e rompere tutto. I vandali si sono introdotti ancora una volta dai piani del seminterrato, da cui è stata letteralmente prelevata la scala in legno, che è stata poi abbandonata nei pressi della villa comunale. Una volta entrati hanno ancora una volta spaccato vetri, sradicato porte, impugnato gli estintori per sporcare stanze e corridoi, a corredo scritte e disegni osceni per sfregiare quella che doveva essere la casa del cinema del capoluogo. Il problema, come rimarcano i cittadini, resta quello dell'affidamento e gestione del monumento. Una deficienza secondo me politica, perché da anni che sanno in che condizioni versa la struttura dell'Eliseo, non sanno nemmeno cosa fare, chi vuole fare una cosa, chi ne vuole fare un'altra, ma alla fine non concludono. È una situazione che ormai non si risolve da anni, sono 10 anni ormai, l'hanno ricostruito e bisognerebbe fare qualcosa, insomma, che i fondi sono stati investiti, credo. È un problema ormai annoso. Bisognerebbe risolverlo in qualche modo, darci un po' più di attenzione, perché
comunque fa parte della storia di Avellino, l'Eliseo dovrebbe essere tutelato di più. Da Benevento la delusione per il KO dei giallorossi, blitz di Super Pippo nel big match da A, e poi la cronaca statale 90 bis killer muore urologo Paolo Ferravante, l'incidente mortale lungo la 90 bis. Borghi De Pierro, vice sindaco, adesso è fuori dal partito, il commissario del PD come lui, quanti hanno fatto la sua stessa scelta? Lo statuto è chiaro, escluso chi sostiene candidatura antagonista a quella decisa. Fuga dal Sannio, la resilienza dei Borghi. Nel 2021 già cancellati 2000 abitanti, a Benevento 371, ma 11 centri in controtendenza resiste la Valle Caudina. A Crocca è come se la provincia avesse perso un altro paese, con la CEI puntiamo a sollecitare misure anti-spopolamento. Covid, altro decesso e contagi in aumento, al RUM muore 89enne del Casertano e la seconda vittima in appena 2 giorni, nuovi positivi a Paupisi e Pagoveiano, tamponi per una classe delle medie. 90 bis, la statale killer, urologo perde la vita. Primario del Fate Bene Fratelli sbanda con l'auto, bani i soccorsi, sulla dinamica indagano i carabinieri. Ferravante, 68 anni, stava rientrando in città dopo una giornata trascorsa nel paese d'origine. Riannello, l'ordine ha perso un uomo eccezionale e umile, i colleghi Paolo, un professionista impareggiabile. Da Caserta, provincia a trazione moderata, alleanza Bosco Caputo Zannini per il Maiocca bis centrodestra messo all'angolo. In regione decisi nuovi assetti di terra di lavoro, lampi di rivolta nel centro-sinistra. Il grande centro benedice il Maiocca bis, centrodestra per il momento ripiega su Giaquinto, sindaco di Caiazzo, lampi di rivolta a centro-sinistra. La nuova carica del Covid-19 fra feste di Halloween e folle, i locali hanno organizzato eventi serali per questo lungo weekend di Ogni Santi, il contagio da virus continua a salire, timori anche per le resse nei cimiteri. Mozzarella e metalli, l'export con gli States pronto ad accelerare, l'intesa sui dazi doganali con la UE darà nuovo impulso alle esportazioni che per le aziende di terra di lavoro superano il valore dei 100 milioni. Cuoca per un giorno Gil con le mani in pasta, a Gricignano d'Aversa la First Lady ha preparato ravioli assieme agli studenti, in Italia con il presidente per il G20 ha fatto visita alla base americana. Da Salerno i turisti ci sono, le luci no. Ok, il ponte di Ogni Santi, i commercianti rilanciano, troppi ritardi per l'evento di Natale. Bilancio positivo per l'incoming, alberghi e B&B pieni al 60% a Salerno, bene anche Costiera e Cilento. Il sistema Coop è asfissiante, ma l'alternativa non convince. Antonio Cammarota, il consigliere civico di centrodestra, l'indagine no a conclusioni affrettate. A Salerno blocco di potere clientelare, ma oltre 40.000 persone non hanno votato. Inoltre, Ogni Santi benedetti, i turisti sono tornati, ora presto le luci. A Salerno dal Veneto e dalla Puglia un po' di americani, tedeschi e francesi. Alberghi e B&B pieni al 60%, bilancio ok anche in Costiera e Cilento. Ben vengano le luminarie d'artista, ma garantiteci più igiene e sicurezza. Appuntamento giovedì per gli attivisti del centro storico, non vogliamo restare in ostaggio di rifiuti e incivili. Terza dose in attesa 250.000 salernitani, l'ASL prepara il piano. Dopo gli anziani, i malati e i fragili tocca a insegnanti, sanitari e forze dell'ordine. Poi in lista gli over 65 di AstraZeneca, turni in base alla data della seconda fiala. Tombe depredate, sfregio al cimitero, niente telecamere, sottratti portafiori in rame e alluminio e croci.
La protesta dei familiari dei defunti, la rabbia della docente in pensione, le mie denunce sono cadute nel vuoto e i vescovi tornano a celebrare messa, segnali di normalità dopo la pandemia. Bellandi officerà questa mattina nel recinto degli uomini illustri, ecco il piano traffico disposto dal sindaco, dato Covid regionale nel servizio. Dati in chiaroscuro sul fronte Covid in Campania, dove la curva dei contagi supera il 4%, complice anche il minor numero di test effettuati. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi sono infatti 354 i nuovi positivi. Per fortuna non si registrano vittime da coronavirus, ma nel report bisogna fare i conti con l'aumento sia dei ricoveri in terapia intensiva che nei reparti di degenza ordinaria. Numeri confermati ad 8 Channel 696 anche dal direttore sanitario del Cotugno di Napoli. In questi giorni c'è stato un lieve incremento quindi della pressione sul Cotugno, sul pronto soccorso del Cotugno. Chiaramente stiamo provvedendo a dimettere rapidamente i soggetti che si sono negativizzati o che non presentano particolari compromissioni quindi del loro stato di salute e possono quindi rientrare a domicilio e poter garantire quindi un turnover adeguato dei posti. Letto. È chiaro che questi posti letto sono occupati sempre per la maggior parte da soggetti non vaccinati. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Per il dirigente medico dell'ospedale Partenopeo è necessario andare avanti con la vaccinazione, accelerando la terza dose non solo per sanitari e pazienti fragili, ma anche per le categorie che hanno ricevuto la somministrazione prima degli altri, vale a dire personale scolastico e forze dell'ordine. Come ha detto lei, persone che sono state vaccinate per prima e per il quale quindi si è superato quel periodo ottimale di copertura anticorpale che è andato quindi intorno ai 6 mesi. Io stesso ho fatto la terza dose proprio in settimana. Ancora da Salerno le cronache, Sorrentino pioggia di soldi, fu modificato perfino lo statuto adeguando il suo stipendio a 3.400 euro al mese, incassò 25.000 euro in più, 7.000 per il premio produzione 2011, ma lui prese l'incarico a settembre. Le motivazioni della sentenza di condanna per Carriello, il ruolo del DG del consorzio farmaceutico. Ultimi dettagli per la rassegna con www.ottopagine.it. Covid non ce l'ha fatta il parroco di Paupisi. L'attualità, Don Raffaele Petenuzzo era ricoverato presso l'ospedale di Campobasso. Il Sannio piange la terza vittima del Covid-19 in poco più di 48 ore. Ha perso la vita il parroco di Paupisi, Don Raffaele Petenuzzo, che era risultato infetto al coronavirus e da giorni era ricoverato presso l'ospedale del Sacro Cuore di Campobasso, dove avevano provato a curarlo anche con la terapia degli anticorpi monoclonali. Don Raffaele aveva già lottato contro il virus lo scorso anno, ora il terribile epilogo. Alla prima pagina, addio al dottore Paolo Ferravante, storico urologo del Fate Bene Fratelli, il professionista vittima dell'incidente lungo la 90 bis. Da Napoli, duplice omicidio di Ercolano. Nel dettaglio in prima si aggrava la posizione del 53enne, l'assassino dei due studenti, il GIP, personalità fuori controllo, come da apertura di rassegna, maxi sequestro della Guardia di Finanza nel napoletano, 1,5 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri, 32 le denunce. Da Salerno un'ultima, corteo funebre per il fiume Sarno, i veleni ci uccidono, ora basta. L'iniziativa delle associazioni ambientaliste per la situazione drammatica del corso d'acqua. L'associazione Controcorrente, a capo di un corteo di quasi 200 persone, ha sfilato per le vie principali di Nocera Inferiore, partendo da Piazza Diaz e arrivando sull'alveo comunale Nocerino all'altezza di via Bosco Lucarelli, dove i torrenti Solofrana e Cavaiola si incontrano. Qui ad aspettare il corteo c'erano centinaia di candele disposte lungo le sponde del fiume a rappresentare uno scenario tristemente macabro. Ringrazio in regia Aldo Fenizia, è tutto per la rassegna stampa, restate con noi, restate sul 696.